Diversi episodi di comportamenti violenti nei locali pubblici a Casalbordino, il più grave, l'aggressione per futili motivi ad un ristoratore durante le feste della Madonna dei Miracoli. Erano in tre ed il terzo aggressore, un 34enne di Casalbordino già noto alle forze dell'ordine, ha avuto una misura molto incisiva emessa dal GIP di Vasto, cioè il divieto di dimora in tutta la provincia di Chieti. Un segnale forte. Sentiamo il comandante dei Carabinieri, Luigi Grella. C'erano stati diversi episodi di violenza, si era creata una sorta di paura generalizzata tra commercianti e cittadini qui a Casalbordino. L'aggressione avvenuta la notte dei Miracoli è stato proprio il culmine di una serie di comportamenti violenti da parte di questa persona, che poi non si sono fermati quella notte ma sono andati avanti. Noi abbiamo registrato proprio qui in questa piazza, nel locale pubblico di questa piazza, ben due aggressioni e poi con la stessa violenza, se non ancora più grave rispetto a quella registrata a giugno scorso. Lei è qui in piazza per dire cosa ai cittadini? Allora, noi vogliamo rivolgere un messaggio che sia chiaro ai cittadini. Le istituzioni ci sono, lavorano in maniera sinergica e questa è la dimostrazione, perché prima della misura cautelare emessa dal giudice per indagini preliminari di Vasto sono state emesse le misure di prevenzione da parte del questore e nella fattispecie parliamo del foglio di via obbligatorio di uno dei tre aggressori che è stato arrestato quella notte e a seguire i DASPO, i cosiddetti DASPO urbano. Cosa sono i DASPO urbani? Sono i divieti di accesso negli esercizi pubblici e della località dove sono avvenuti questi gravi eventi e in tutto il comune, ma nella fattispecie della persona colpita dalla misura oggi, in tutta la provincia di Chieti. Le istituzioni ci sono e i cittadini devono fare la loro parte? I cittadini devono fare la loro parte, qui i cittadini di Casalbordino, in particolare gli esercenti, si sono fatti sentire, insomma sono andati dal sindaco, hanno chiesto un incontro proprio per segnalare ulteriormente questi episodi di violenza che gli impedivano anche di svolgere normalmente la loro attività, addirittura tanti sono lamentati che erano costretti a chiudere la sera anzitempo proprio per evitare questi eventi di violenza. Ma quello che vogliamo ribadire è che oltre agli incontri con il sindaco, ringraziamo anche il sindaco che ha portato la sua voce anche nei palazzi di Chieti, i cittadini devono denunciare. Il problema è proprio questo, che a fronte di questi eventi di violenza, che poi non si sono verificati solo adesso ma sono una costante nel corso degli anni, non sono state mai presentate denunce.